Come mi sento ad essere nello stesso posto per un anno? Catturata in una situazione di stallo, le mie sfide come nomade appassionata e libero pensatore durante un anno, involontariamente nello stesso posto. In un mondo in continua evoluzione, in cui il movimento è un principio di vita fondamentale per me, mi sono trovata improvvisamente di fronte a una sfida senza precedenti, un anno imprevisto di ristagno in un posto. Come persona, la cui anima è guidata dal desiderio di libertà e di scoperta, l'idea di essere intrappolata in un momento fermo nel tempo ha portato a molti svantaggi e difficoltà. Una delle conseguenze più ovvie per me in quanto nomade appassionata è stata la sensazione opprimente di ristrettezza e limitazione. La vastità del mondo, che un tempo era il mio parco giochi, ora sembra essere circondata da muri invisibili con una distanza limitata. L'opportunità un tempo allettante di spostarsi da un luogo all'altro, esplorando nuovi paesaggi e culture lungo la strada, è svanita adesso in un sogno lontano. La routine quotidiana in un posto mi pesava molto, mentre la mia insaziabile curiosità per nuove avventure passava inosservata. La perdita dell'opportunità di conoscere altre persone e culture mi ferisce profondamente. Come libera pensatrice che amava incontrare anime ispiratrici durante i suoi viaggi, ho improvvisamente sentito la dolorosa assenza di volti che mi portavano storie da tutto il mondo. L'opportunità precedentemente aperta di scambiare idee con persone che la pensano diversamente da me, e persone che la pensano allo stesso mio modo e di ampliare le mie prospettive è stata notevolmente ridotta. La stimolazione mentale che nasceva dai diversi incontri con persone di diversa estrazione e credenze è stata sostituita dal confinamento dei volti e dei luoghi familiari. Mentre inizialmente ho resistito a questi cambiamenti, l'anno a casa mi ha regalato due vantaggi inaspettati che mi hanno dato una nuova prospettiva. Da un lato, ho potuto guadagnare denaro attraverso un lavoro regolare come impiegata presso la reception dell'hotel e quindi mi sono costruita una base finanziaria. Dall'altra parte ho dedicato il tempo guadagnato ad aiutare mio figlio più giovane a trovare un appartamento tutto suo, un posto di apprendistato adeguato e la sua prima auto. Questo sforzo congiunto ha rafforzato il nostro legame e ha portato a una profonda connessione su un nuovo livello. Mentre l'anno involontariamente trascorso nello stesso posto volge al termine, sono piena di aspettative per le cose che amo così tanto. Presto tornerò a godermi le rinfrescanti nuotate nelle cascate e nei ruscelli di montagna, esplorando nuovi luoghi e soccombendo al fascino che deriva dalla comunicazione in lingue diverse. Dopo aver dovuto sospendere i miei passatempi preferiti, come passare la notte nel mio SUV, immersa nella natura, nei parcheggi, ora si sta aprendo di nuovo davanti a me un mondo pieno di possibilità. Sebbene questo anno, involontariamente, possa avermi tenuto fisicamente in un posto, mi ha anche insegnato che la vera avventura è al centro di ogni momento. Non importa dove mi trovo. Sei un sedentario o un nomade? Cosa ti piace del tuo stile di vita? Da quale paese vieni? Grazie per la visione e al prossimo video!